Dove eri finita? Ho fatto male tutto, ma non ti preoccupare, sono qua. Mi hai fatto sudare freddo a un certo punto. Vabbè, che io sono sempre abituata a stare sul filo del rasoio, però con te oggi. No, in realtà non ci ho capito nulla, vabbè, tanto spero che questa quarantena finisca così io non devo più avere a che fare con i live, che è chiaro che non devo dire. Non è arte tua, come si suol dire. Come stai? Dai, parte tutto, va bene? No, bene, 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 parte tutto bene, insomma, già è una fase 2 che sembra strana, ma strana fase 2. Però sembra, sai, quando i bambini hanno la torta davanti e non la possono toccare, ma la vedi, però non la puoi toccare, Non ti la puoi sento. toccare, vedere ma non toccare. È Come stai? terribile. Io sto bene, ora sono molto felice che tu abbia accettato questo invito. Devo dire che tu sei proprio una di quelle anime preziose che appena ti si chiede qualcosa, devo dire, sei sempre disponibile e disposta a farlo. Grazie. Conosco Roberto, conosco la famiglia, conosco la storia, abbiamo seguito anche durante, insomma, le riprese quando fanno i loro spettacoli, sappiamo un po' tutta l'associazione, quindi è una bella cosa, una bella causa, assolutamente siamo qua. Siamo qua. Grazie. Nel nostro Grazie. piccolo, quello che possiamo fare. Certo, non sono un virologo, né tantomeno uno scienziato, né tantomeno un esperto come il dottore di prima, però. No, infatti lo sai che pensavo che questo Covid comunque in qualche maniera ha portato alla ribalta anche un po' il ruolo di questi medici che, diciamolo veramente, io sono andata a visitarlo nei loro laboratori, fanno un lavoro incredibile, ma nessuno li vede perché giustamente stanno chiusi anche in un compartimento stagno dove proprio non può entrare nessuno. Quindi finalmente qualcuno ha detto questi esistono e lavorano per noi e fanno un lavoro incredibile. Ma tu mi hai fatto un medico? Sì. Io sono un'omopatologa, quindi praticamente quando la gente mi vede per strada dice dottoressa, mi deve parlare di no, perché sennò sarebbe morto, perché io nell'allieva io faccio solo autopsie, quindi speriamo di no. Speriamo di non incontrarci mai. Però devo dire che no, mi è stato, mi avevano chiesto se volevo andare ad osservare sia me che Allino, se volevamo far parte un po' della vera realtà e di andare a vedere. Noi abbiamo preferito, sempre perché Certo. essendo autopsie, abbiamo preferito evitare, però un po' l'abbiamo studiato. Però ho una mia cugina che è una ricercatrice in realtà, quindi so un po' di questo mondo oscuro e buio tramite lei, insomma, tanto ci. È una delle prime che ha spiegato a tutta la famiglia che cos'era il Covid e come funzionava il famoso tampone o come fare il test. Sarà fortunata. Sì. Ci hai capito qualcosa? Perché io tuttora continuo a capirci sì e no, ecco, diciamo, cioè, ancora non ho capito bene, cioè, non metti qua, faccio tutto, però. Detto sei negativa al test, io ero molto felice, invece la faccia del medico è stata, guarda, in realtà sarebbe stato meglio che tu fossi stata positiva, ma quindi anticorpi. Quindi ho detto, ah, va bene, quindi non so più neanche cosa è buono e cosa non è buono, insomma. Vabbè, noi continuiamo a fare quello che giustamente ci dicono di fare, perché io questo mi appello, come dire, a quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi distanza, mascherine e guanti. Senti, Ale, quanto è importante nel nostro lavoro, insomma, lo diciamo soprattutto per le persone che ci seguono. Innanzitutto vi invito, e fallo anche tu, Alessandra, ad andare a visitare la pagina di Aurora Tomaselli, così se potete anche donare il 5 per 1000. Per la ricerca, però quanto è importante anche, come dire, avere una visione aperta rispetto a tutto, rispetto al dolore, rispetto alla sofferenza degli altri, e perché spesso noi viviamo in un tempo in cui le persone si chiudono quando sentono le persone soffrire, no? Come se ci facesse paura. Invece quanto è importante in realtà aprirsi a quel dolore e anche accogliere le persone che stanno soffrendo. È importantissima, sono d'accordo. Poi veramente nel nostro piccolo possiamo fare in realtà tantissimo, perché è anche un esempio per tanti altri. Insomma, il dolore è un sentimento difficile da gestire, un sentimento a cui magari le persone non vogliono molto avvicinarsi, perché è come se fosse un'energia negativa che ti si attanaglia e attanaglia qualcun altro. E invece per questo fa molta paura. Questo io, infatti, ve lo dico sempre, io non, assolutamente non voglio giudicare chi non ci riesce a stare Certo. bene, chi sta male, perché non sarebbe giusto. Però ringrazio tutte le persone che hanno quella forza in più di andare oltre questo primo ostacolo e poi per poi vedere che in realtà il dolore è semplicemente una richiesta di aiuto e può essere anche in questo caso, come nel caso dell'associazione di Aurora, può essere vissuto anche con un grandissimo sorriso, perché gli spettacoli che loro fanno, che portano in scena, in realtà sono spettacoli bellissimi, pieni di talenti, pieni di energie positive, pieni di calore. Quindi è come proprio trasformare il dolore di un'intera famiglia
in qualcosa di veramente positivo e bello, e che poi rimane, rimarrà, perché l'associazione rimane. Questo è il bello Infatti dell'associazione. è la cosa che più mi ha colpito di quando ho conosciuto questa associazione, che in realtà sì, c'era l'occasione che era dolorosa, ma in realtà tutto il resto era trasformato in vita e questo ha dell'incredibile, se ci pensiamo davvero, insomma, quello È che ha meraviglioso sofferto loro. veramente ricordare Aurora col sorriso e non con la tristezza di una malattia, no? Non la vedi più come una bambina malata, la vedi come una bambina che aveva un sogno e che è stato portato avanti da Roberto, la moglie e la famiglia. Insomma, io chapeau a loro, chapeau veramente a tutti loro che hanno affrontato questo dolore sotto, con una forza enorme, enorme. Alessandra, grazie mille per la tua partecipazione, per la tua testimonianza. Ti vogliamo bene, tanta gente, veramente hai un Io zoccolo duro che ci. a voi, a tutti! Veramente, guarda, sei amatissima e ti meriti tutto perché passa tutto dal tuo viso, dalla bellezza del tuo viso. Sei fantastica, lo sai, però te lo dico lo stesso. Ti mando un bacio enorme, sta bene, sperando di farlo presto. Ciao! Ciao, tesoro mio. Ciao, 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 Ale. Allora, a questo punto.